Il primo a riconoscerne il valore artistico fu Leonardo Sciascia, in un saggio nel quale raccontava la genesi del lavoro di Duilio Cambellotti nelle sale di rappresentanza della prefettura di Ragusa, sulle cui pareti campeggia un Mussolini trionfante, circondato da camicie nere. Qui Cambellotti esalta il rapporto tra la vittoria dell'Italia nella Grande Guerra e il fascismo ed è la continuità tra questi due momenti che le sue tempere luminose, ricche di cromie ma anche di simbologie politiche, trovano il loro massimo splendore. Le ideologie politiche, i regimi, le congiunture passano, ma non si può dimenticare che negli anni 30 i grandi artisti italiani contemporanei, da Sironi a Carrà allo stesso Cambellotti, partecipano alla vita culturale del fascismo, anche se Cambellotti personalmente non era fascista, ma visse e operò in quella temperie. Il pittore Duilio Cambellotti venne chiamato nel 1926 a dare lustro alla sede della neonata prefettura di Ragusa, città diventata da poco provincia a sé stante. Una committenza di regime che però lui eseguì con una maestria innegabile. Emerge in questa sala Ragusa città industriale, il suo asfalto, la distillazione delle rocce, la produzione di gasolio e di benzina, le opere pubbliche del regime, il grande ponte che unisce la città antica alla città moderna, in una grande sintesi in cui la storia antica della Sicilia si collega alla grande utopia urbana del fascismo. Dopo la caduta del regime, le pitture di Cambellotti vennero coperte perché ritenute imbarazzanti non per la forma, ma per il loro contenuto dottrinale. Per fortuna, chi ha avuto l'idea di coprire questi meravigliosi affreschi non li ha coperti magari con della calce, ma piuttosto con dei teli. Per cui, in occasione di una ristrutturazione del palazzo, piano piano ecco, questi affreschi sono venuti fuori ed è venuta fuori la bellezza di questo palazzo, al di là del significato storico che questi affreschi hanno. Oggi le cerimonie ufficiali di Stato a Ragusa si svolgono proprio in queste sale, testimonianza di un passato magari imbarazzante, ma con cui la Repubblica Italiana, dopo tanti anni, può permettersi di fare i conti riconoscendone il valore artistico senza temere di subirne i riflessi ideologici.